Quindi se voi scegliete quei sabati che non lavoro, non ci sono problemi, posso fare. Alle 6. Che sta uno oggi? Allora, sabato 27 teniamo via Statere, via San Gaetano. Quanto è a testa? Tanto sabato di più. Scusami, ma chi stiamo qua? Io ho pagato i miei costi. A me mancano 16 e 7. Quanto c'hai là? 18 e 25. Sono 10. E già mi vanno su. 10. Allora, i sabati, vuoi sapere? I sabati quali sono? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Giovedì 2. Mancano 4 euro. Antonio, pure hai tirato motivo. Antonio, mi devi mettere due. No, Antonio. Antonio, E 23. Giovedì 23. 12, 14. Allora, da settembre il sabato università tranquillamente e solo sono mese di Antonio Sul gruppo riqualificato quando abbiamo fatto per la cassa per farlo sapere a tutti, no? Sì, bravo, che Angela Daytona pure voleva, Daytona e Cristiano pure volevano partecipare, pure gli artisti mi sembra che volevano partecipare. Vabbè ragazzi, e mi sembrano che hanno raccolto. Ciao Salvatore. Mi sembra, vedi che hanno raccolto anche 5 euro da un altro meetup per la cassa. Un paio di giorni e lo preparo. Certo, certo. Ah, e tu hai salvato a rapa pure sta pagina in Goppo Sport, Goppo Sport, capito o no? Apri anche la pagina sia su Facebook che diciamo la discussione pure sul meetup, capito o no? Che la portiamo come la disabilità, come altri temi, lo portiamo come tema, capito o no? Da discutere. Ciao, sabato, ciao, e togliamo dal sabato le uniche zone dove trovi la gente è più buone. Sono le zone centrali, Piazza San Gaetano, Piazza Stani o Piazza Trieste e Trento o via Torino, Piazza Trieste e Trento di sabato sì, là vanno bene, ma se facciamo a Sant'Erasmo sabato è inutile, come facciamo a fare? Abbiamo visto anche Piazza Nazionale di sabato, sì, però se li vogliamo fare in periferia la puoi fare durante la settimana, se no non te ne senti. Luglio pure Piazza San Gaetano. Allora, se li dobbiamo fare il giovedì o sacrifichiamo qualcuno di Piazza Garibaldi, cioè, perché a farlo tutti luglio ormai, cioè potremmo fare pure, alterniamo, no? Ogni 15 giorni. Piazza Garibaldi, due in periferia potremmo fare, per esempio. Sono 5. Ah, Piazza Salvo d'Acquisto anche. Piazza allora, 5 giovedì. Ma se fuori zona, allora... Quanto vanno a Piazza? No, va bene. Allora, il giovedì 9, come prima dell'evento, giovedì 9, prima dell'evento, potremmo fare... 4 settimane. O a Piazza Sant'Erasmo, per esempio, o... No, via della Busso no. Visto che ci sta l'evento, diciamo, ci potrebbe aiutare. Lo potremmo fare il 9 a Piazzetta Sant'Erasmo perché ci potrebbe aiutare a promuovere l'evento. Potrebbe essere un'idea.
di via De Roberto. Oppure via Nuvia Tracci. Via Luz, Marione Luzzaggio, Gianducco, no? Che del partito è Luzzaggio, c'è capito? C'è proprio questo via De Roberto. Allora, noi io proporrei più Marione Luzzaggio, Gianducco. Al corso meridionale. Al corso meridionale. Una volta abbiamo avuto una richiesta da parte degli abitanti che stanno nei pressi di Piazza Coppola, che ci hanno richiesto di fare un facciamo la piazza, allora, facciamo che piazza Coppola facciamo. Che zona è? Che zona è? Piazza Coppola, qual è? Sta il palazzo. Io sabato e mattina ci sta nessuno. Facciamo la sera della settimana. Corso meridionale, ma che la no, piazza Coppola, allora sta piazza Coppola, che zona? Il 6, magari la gente sa. Ma dove? Gianducco. Gianducco. Allora, il nome d'accordo, allora va bene. Sarebbe la piazzetta proprio dove stanno i giochi, là. Allora, là dobbiamo fare. Giovedì 9 la possiamo fare. Venerdì pomeriggio. A venerdì. Ci sono altre attività. Piazzetta Coppola. Ah, stavolta provarmelo giovedì. Allora, il 9 Piazzetta Sant'Eraso, invece io posso fare invece di Alicciardo Castamedì. No, Piazza Coppola. Ci capite? Via Gianducco. Ma la che è un portore? Il 16, 23. C'è una strada un po'. No, vabbè, ma in funzione della sensibilizzazione dell'evento, capito? Via De Roberto. E poi ci mettiamo noi e facciamo volantinaggio. Magari qualcuno di noi si sacca e va a fare un po' di volantinaggio per sensibilizzare. Allora, io volevo fare giusto l'attore, ci voluti la dieta. Abbiamo fatto come tutti i partiti, abbiamo fatto noi non siamo un partito dei Gonzembo prima delle elezioni nel mercato di Poggioreale. Allora, quantomeno voglio fare un Gazzetto là dentro. Come tipo di ringraziamento va bene a tutti quelli che hanno mi piace nel mercato e coinvolge di magari nell'attività sì. Del programma nel mercato ragazzi allora, il Poggioreale da vabbè, settembre in poi che comunque avrà un risvolto sarebbe interessante poi pigliarci un volantino per far sapere anche alla gente di Poggioreale poi magari la gente viene da fuori tutti quel mercato e frequentare da tutta per cui alla fine portare là una sorta di programmazione che noi abbiamo in atto via Caramanico stai parlando di via Caramanico e quindi magari perché la domenica giusto ci siamo trovati e no, domenica quindi il mio caso sta nessuno o sabato e tu quando insomma stanno effettivamente rumendo oppure stanno a mano o stanno faticando allora lo faremmo perché là il venerdì mattina pure si fa il cazzetto il mercato allora sì sono sicuro. Allora, sarebbe interessante invece di farlo fuori alla posta, al corso meridionale, o a Cimbrino. Ok, scegliere un ottimo giorno, 3-10. Ma questo tu dici in questo periodo estivo, Gaetano? Ma questo in questo periodo estivo, Gaetano? Facciamo il 3 così che diamo anche un po' la legge registrazione. No, 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 no. Poi ci troviamo con una scegliamo. Vabbè, lo resettiamo. Preparati una quindicina di messaggi. Ma quello là su Equitalia, diciamo, lo vuoi riprendere a settembre, Gaetano? Gaetano, quello su Equitalia al corso meridionale lo vuoi riprendere a settembre? Sì, sì. Ma pensa che riparto, manco facendo. Là non c'è nessuno. Però se stiamo a Piazza Garibaldi. No, vabbè, ma le tematiche... Giusto. Allora se facciamo di 15 giorni, no. Alterniamo un po' e copriamo un po' tutte le zone. Certo, certo. Ragazzi, ma a settembre... ricomincia una battaglia, cioè, mo questo è solo il periodo. Battaglia? La battaglia M5S. M5S? La battaglia M5S Napoli. Sì, allora signori, ringraziandovi tutti indistintamente, come diceva il mitico e unico esemplare Totò, ringraziandovi indistintamente di aver partecipato a questa bellissima riunione M5S Napoli, noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima riunione. Un saluto e un abbraccio a tutti. Ciao cari! Ancora è finito? Non so neanche mai.